Ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, qui su Turmoil, sulla campagna veramente fantastica. Giusto per ricapitolare l'ultima puntata, praticamente abbiamo preso questo pistolero, in realtà si chiama Joshua. Abbiamo sfidato gli altri insomma concorrenti di questa corsa al petrolio e ci siamo aggiudicati il maggior numero di denaro con l'estrazione petrolifera, quindi il primo giro l'abbiamo diciamo così vinto. Allora, nella città si è aggiunto un nuovo Gear Sport, che non so assolutamente, c'è un tipo Fred, simpaticissimo, sporco come non mai, ma simpaticissimo. Allora, dice, quale attrezzatura vuoi che potenzi per le tue operazioni? Molto bene. Allora, cos'è sta roba qui? Possiamo aggiornare varie cose. Allora, i silos, bene, ramificazioni, timer, vabbè, però tantissimo denaro, Io direi di fare una cosa in modo ponderato, Quindi praticamente si è aperta questa nuova possibilità con Fred, che possiamo potenziare le cose, dobbiamo investire però probabilmente 7500 ci permetterà di tirare forse più petrolio, vediamo. Ho scoperto un nuovo sistema di aumentare la capacità dei tubi, te la consiglio. Aumentare la capacità dei tubi significa estrarre più velocemente o prendere quantità maggiore. Estrarre più velocemente comunque significa riuscire a portare a casa molto più. Beh, io direi di investire, dai ragazzi, andiamo sotto rispetto agli altri, ma non ce ne fottiamo perché noi vogliamo investire. Questo che cosa fa? Ora le perforazioni sono più resistenti all'alta pressione e ci saranno meno fuoriuscite. Va bene, ok, sono cose da fare con calma. Ok, questa qui cos'è? Recentemente, allora Edward, ok, mi piace così. Recentemente ho parlato con il sindaco, che sembra entusiasta per alcune mie invenzioni. Le porterò nel mio laboratorio di prossima apertura. Ok. Aspettiamo e vediamo. Municipio per adesso, com'è andata? Ah, si stava. Asta per i terreni. Oh, questo è interessante. Allora, oddio, proprio abbiamo speso. Ho sbagliato, vabbè. Riuniamo tutti i proprietari. Ok, c'è un'asta per i terreni. Cosa dobbiamo fare? Benvenuti all'asta. Siete pronti per iniziare con le offerte? È bellissimo. Quindi per poter giocare dobbiamo aggiudicarci anche il terreno. Penso, iniziamo l'asta, vediamo. Ok, allora, scegli una porzione di terra. I numeri sui terreni già scavati indicano quanto petrolio c'era. Non ho capito. Allora, scegli una porzione di terra. I numeri sui terreni già scavati indicano quanto petrolio c'era. Ma dove cazzo sono sti numeri, questi? Oh, minchia, allora assolutamente questo, già estratto 40. Ah no, già estratto. Allora no, vorrei uno che è di meno, perché così rimane. Se già estratto ce n'è di meno, ragionerei così. Oppure devo ragionare del tipo c'è 41, quindi e c'è più roba. Cioè è più fertile questo terreno quando riguarda il petrolio, per dire, cioè giacimento più ricco perché 41. Non lo so. Perché se tu dici ho estratto 41, però poi il giacimento che rimane è meno. Scusami, se fosse un totale di 100 e ci togli 41, invece un totale di 100 gli togli 3, dovevano spiegare meglio. Allora, i numeri sui terreni già scavati indicano quanto petrolio c'era prima, quanto petrolio c'era. Quindi è quello che rimane. Io direi quindi questo. Ok. Come vado avanti? Ah, ma su questo forse. Ah, apro le offerte. Okay. Ah, beh, non ci ho capito un cazzo. Allora, questi li ho già presi. Andiamo su questo. Ok. Quanto ho offerto? $1000, sti cazzi. $1000. Abbiamo finito, torniamo fuori. Già? Ma non posso rilanciare, non posso fare niente. Che stronzata. Mi aspettavo una cosa più figa, più carina. Calendario. Questo è il nostro calendario. Ah beh, ci dice cosa abbiamo fatto. Abbiamo allargato la lunghezza. Molto bello, ragazzi. È proprio bello. L'unica cosa che mi infastidisce è che mi ritorno ogni tanto in modalità finestra e devo fare altro invio. Quindi speriamo che nella registrazione non ci dia problemi. Bene, io direi andiamo a scavare. Iniziamo sempre con $2000. Andiamo sul nuovo lotto di terreno che abbiamo acquistato. Vai Gil, accompagnaci e iniziamo questa gara. Speriamo bene. Oh, finalmente ci sono due possibilità adesso. Possiamo praticamente venderla sia alla Right Inns sia alla Left
Inns. Molto carina sta cosa. Quindi le due aziende che faranno oscillare il prezzo e noi dobbiamo venderlo. Ragazzi, vi dicevo, gioco semplice ma molto carino e divertente. Vediamo quanto ci dura questa volta, il 30 giugno. Beh, è un lasso di tempo superiore, dobbiamo stare molto molto attenti, ragazzi. Qui sembra che il nostro Abdomante, sperando che non ci va, che non è sicuro, ragazzi, non è sicuro che si trovi qualcosa, ve lo giuro, non è assolutamente una cosa facile. Io direi di iniziare subito. Oh mamma, no, abbiamo trovato subito veramente qua, allora. Oh cazzo, dai che ci sei, benissimo, ok. Andiamo subito e andiamo a vendere qua, 1 ora e 20, cioè 1 euro e 20 a gallone, penso. Beh, vai a vendere immediatamente che ci diventiamo ricchi. Nel frattempo investiamo con un altro rabdomante. I nostri concorrenti stanno facendo la stessa cosa, sarei curioso di vedere cosa ci stanno combinando. Non voglio spendere tanto, devo sapere investire bene le cose. Anche questa volta abbiamo più tempo, dobbiamo ragionare. Vediamo un pochino, lo vedo molto perpresso, mi fa paura sta roba davanti qua. Questo è un giacimento piccolo, già. Oh, ne abbiamo trovato un altro forse. Vabbè, proviamo. 120 dollari per scavare così poco, mamma mia ragazzi. Ok, 84 dollari, bene. Ok, abbiamo trovato qualcos'altro, via. Ok, dai, iniziate, non voglio prendere silo. Ma muoviti, sennò qua. Però estrai più velocemente. Questa è la fottitura, raga. Io un'altra carrozza la prendo, Ok, no, ne mettiamo una di qua e due di là, ok. Al momento no, forse è meglio 47, 58, adesso queste sono finezze microscopiche, però vabbè. Dobbiamo vendere, ragazzi. Allora, prendiamo un altro rabdomante, vediamo un attimino qui se riesci a trovare. 27 febbraio, c'è ancora marzo, aprile, maggio, giugno, 4 mesi. Possiamo ancora estrarre tanto, possiamo veramente fare tanto. Dobbiamo cercare di guadagnare il più possibile cercando di limitare le spese. Certo, è una botta, ogni volta prendiamo questa. Oh, ce n'è un'altra forse, andiamo a vedere qui. Bene. Ok, dai, andiamo giù, vediamo un po'. Siamo fortunati anche questa volta. Niente. Aia. Aia. Dai amico, non farmi scherzetti. Ancora un'altra. Molto molto bene. Io direi via. Investiamo altri 150 dollari e iniziamo a andare a palla qua, Due di qua, due di là. Anzi, metterei tre da quest'altra parte, sinceramente. E stiamo iniziando a macinare denaro. Io sinceramente non so se ci sia altre pompe. Cioè, scusate, altri giacimenti. Ne ho visti tre prima nella mappa dell'ultima volta. Ma, tra l'altro questo si è esaurito, sembra, addirittura. Porca miseria. Vabbè, credo proprio che si sia esaurito, non so. Mentre questi altri, io non voglio investire perché marzo, aprile, maggio, giugno sono 3 mesi. Non so, potremmo anche pensare di fermarci. Vogliamo provare a trovare qualche altra cosa? Qui magari? Dai, tanto 100 dollari non ci costa niente. Qui si è fermato proprio sto maledetto. Maledizione. Dai, forza ragazzi. Sperando che questo sia un giacimento grosso. Questo non capisco cosa sia successo. Ok. Ok, ne portiamo 99. Quindi. Oh, è a fianco. Vabbè, ma io non mi metto a fare un'altra cosa. Allora a questo punto, sapete che faccio? Vado giù di questo. Non vorrei che... era terminato questo. Però non devo trivellare così. Che culo, raga. Che culo. Ho usato la stessa... Questo è un bellissimo investimento. Questo è un investimento fantastico. Perché no, abbiamo evitato di mettere una perforatrice che costa 350 dollari. E abbiamo sfruttato un prolungamento del tubo per arrivare in un altro giacimento. Questa è una cosa fantastica. Questa è una cosa veramente fantastica, ragazzi. Siamo messi veramente molto molto bene. Io addirittura con 3 perforatrici forse mi permetterei anche un altro cavallino qui con 150 dollari, perché qui se no non riusciamo a gestire il tutto. Bene, le cose stanno andando veramente veramente molto molto bene. Tra l'altro io qui, sapete che vi dico? Ecco, li faccio andare tutti di là e faccio salire
ho questo grande potere di far salire il prezzo del petrolio, lo comandiamo noi, quindi andiamo a fornire solo su questa, la Raitins, questa azienda sulla destra, mentre questa qui si vedrà a secco e secondo me inizieranno a venire fuori dei big money, come dice Mr. Delic e Elitri, fanno ridere, big money. Questa qui si incazzerà e inizierà a far salire il prezzo, almeno la legge della domanda e dell'offerta dovrebbe essere così. Per adesso sta scendendo il prezzo anche di qua, stiamo facendo il possibile, vediamo un attimino come va. Fino adesso abbiamo guadagnato tantissimo, manca ancora giugno, maggio, giugno, 21 maggio, dobbiamo arrivare al 30 giugno. Ok, vediamo un pochino come va. Credo siamo riusciti veramente a ottenere un'ottima cosa, un'ottima cosa. Non ne vale la pena investire altro, un altro mese tiriamo a campare solo con questo. Come vedete è salito il prezzo, adesso iniziamo a mandarci 2 di qua e 3 di là. Ok, vedete sale il prezzo a 65, ne mandiamo 3 da quest'altra parte, perché giusto così, guardate, 68, e quindi noi cerchiamo di fare il possibile per tirarci dentro quanti più soldi possibile, ragazzi, è un po' così, è un po' la legge del mercato, no? Quindi tiriamo, come vedete è salito a 75, 76, 0, 76 a gallone, ragazzi, una cosa incredibile, da quest'altra parte 42, niente, non forniamo più questi, la right ins, mentre siamo sulla left ins, felicissimi di fornirgli il petrolio perché ci sta pagando sempre di più. 83 ragazzi, siamo a 5.524 dollari di estrazione nonostante tutti gli investimenti. Dopo sono curioso di vedere, oddio, questa musica mi fa parlare sempre più veloce, ma non devo fare così perché mi fa venire l'esaurimento nevrotico. 21 giugno dobbiamo arrivare al 30, dai, vendete tutto, vendete anche l'anima ragazzi, scaricate questi pozzi petroliferi perché vedrete veramente che stiamo facendo cose incredibili. Perché si è bloccato il cavallo? Che cazzo gli è venuto? Un crampo al cavallo? No, è finita così. 5.942. C'erano altri pozzi petroliferi. Beh, bene a sapersi. 1, 2, 3, 4. C'era ancora tanta roba. Anche se abbiamo preso un bel po'. Oh, utili 8.969 dollari. Spese 3.000 dollari. Profitto 5.000 dollari. 5.000, no, è quasi 6.000. Molto bello. Guardate qui il grafico relativo al profitto. Siamo partiti da 2.000 con l'investimento. Siamo andati sotto per via delle spese. Sotto il 1.000. Poi siamo saliti e non ci siamo fermati più. 3.000 dollari. 4.000 dollari, 5.000 dollari e siamo arrivati alla soglia di 6.000 dollari, però non siamo riusciti a sforare su questo. Soldi, riserve, guardate che figata, fuoriuscite, niente, profitto, le spese, ecco gli utili, quello che abbiamo guadagnato, guardate gli utili sono i verdi, veramente interessante ragazzi. Ok, allora è andata di nuovo nella finestra, maledizione, ecco qui. Allora, quello che abbiamo venduto, barili venduti 5.563, qui ne abbiamo venduti 3.225, ok. Le spese, vediamo. In tubi abbiamo speso 827 dollari, in carri 750 dollari, 400 euro, scusate, 400 dollari di rabdomanti, per fratrici 1.050, per un totale di 3.027. Molto, molto, molto carino. Io direi andiamo avanti, vediamo cosa succede. Profitti, vediamo... mamma mia ragazzi, vi ho fatto un culo a catinelle, direi, nonostante l'aggiornamento dei pozzi, dei tubi petroliferi che abbiamo portato prima, vedo che siamo in testa, incredibile. Joshua a 5.942, mentre Daisy a 16.000 e Riccardo a 2.968 dollari riesce a guadagnare, mentre Blanche è un po' quella più ricca, dobbiamo stare attenta a Blanche, perché è un ex avvocato, è un tipo molto molto furbetto. Va bene ragazzi, grazie di essere stati qui con me, questa partita lunghissima ma carina, entusiasmante, come si possono fare bei giochi con veramente poche cose, sono veramente contento. Nel frattempo c'è arrivato Edward, piacere di conoscerti, mi chiamo Edward e sono un po' un tuttofare, mi piace sperimentare cose che aiutano a trovare il petrolio, dai un'occhiata alla mia invenzione, figo, quindi l'invenzione di Edward. Beh, trovare il petrolio, dici niente, noi viviamo di questo, quindi compra la mia roba e non te ne pentirai. Che cos'è questo?
Ho migliorato la bacheca da rabdomante per permettere ricerche più, più in profondità. Questa è una figata. Le talpe, pure io vado pazzo per le talpe. Lo scanner 30.000, non ce lo possiamo assolutamente permettere. Ma adesso è giù. Vedete la città come cresce, quante altre possibilità aumentano come nell'upgrade del gioco. Grazie a tutti ragazzi di essere stati qui. Ci vediamo alla prossima puntata con Turmoil. Ciao ragazzi!